viene fatta maturare al minimo 24 mesi in botti piccole, completamente esauste, diciamo, botti di 6, 7, anche 8 anni. E quello che noi cerchiamo di curare al massimo è l'affinamento in bottiglia, che ne riteniamo molto importante. Questo è un vino che è stato messo in bottiglia nel luglio del 2020 e cerchiamo in tutti i modi di non far uscire i nostri vini, cioè di far fare le nostre riserve almeno un anno di invecchiamento in bottiglia. Spero che l'apprezziate e grazie ancora. Grazie Antonio. Ecco, i vini di Antonio sono stati tra i primi a insistere molto sul carattere di San Casciano, della piacevolezza. Il primano, signore, un attimo solo di silenzio, poi mi lascia in pace, che se si comincia a parlare tavolo, il video parla anche qui. Un minuto e vi lascio. Appunto, i vini di Antonio sono diventati famosi anche per queste etichette con gli animalini che ricordano un po' i winter wines, ecco, di certi mercati, ma in realtà hanno sempre avuto una bella struttura e non sono vini che si sono mai nascosti, hanno sempre voluto fare della piacevolezza la loro cifra più importante. E anche sulla riserva, effettivamente c'è bisogno di tempo e questa 2017 sicuramente ne ha bisogno, ma sono vini molto aperti, molto fini, molto, che hanno sempre un bellissimo frutto, una bellissima dolcezza, ma una grinta notevole anche a livello tannico. A livello di profumi direi che è un bel mix fra ribes rosso, fragola, amarene, la confettura di more. Ci sono delle note che ricordano anche la mora di gelso. A livello di solarità è veramente, sicuramente 17 il sole non è mancato, quindi quando c'è la mora di gelso, che sapete è molto più aperta, non è cupa, è molto più rossa come è noto, più squillante, e di nuovo anche qui qualche nota di qualche spezia, c'è un po' di un tocco di incenso, una bella nota di rosa canina. È veramente un vino che ci mette un po' anche nel bicchiere da aprirsi, ma poi regala tante sensazioni. In bocca sembra un po' più leggero, soprattutto l'ingresso rispetto al mangiacane alla sala, c'ha meno corpo, però a livello di grip tannico effettivamente ce n'ha tanto. Risulta di nuovo anche qui l'arancio giallo misto bergamotto, una bella salivazione, e forse dei tre, non avendoli assaggiati recenti, forse era quello col corpo un po' più leggero rispetto agli altri, però a livello di tannino vedete che questa è la cosa che a me piace le riserve, quando si vanno a abbinare non ti tradiscono mai, perché hanno sempre questa riserva tannica che magari le rende meno ruffiane bersi per conto proprio, ma estremamente fantastiche quando si va a abbinarle. Anche questo piatto che avete, la farinata gialla, in teoria diceva il polenta, no? C'è il fagiolo, c'è l'olio che si viene messo sopra, c'è la romosità del cavolo, e qui il tannino è potente un po' per pulire la bocca, fa il suo. Con questa riserva direi che forse è quella con la sua delicatezza che ci sta meglio di quelle che abbiamo provato. Grazie mille, buon proseguimento.